Buon pomeriggio a tutti. Scusate la ragione poi della concisione di questa cosa. I microfoni sono accesi. Allora dicevo, scusate la ragione della concisione di questo nostro incontro è dovuta al fatto che purtroppo ho degli impegni istituzionali, devo volare a Milano e sono io che sto mettendo fretta. Però ho il piacere di presentarvi un nuovo ministro, un nuovo acquisto della compagine governativa, Alessandra Locatelli, che è qui alla mia destra, che assume l'incarico di ministro senza portafoglio per le disabilità e la famiglia. Le do il benvenuto, oggi ha subito debuttato, dopo aver giurato ieri al Quirinale, ha debuttato al Consiglio dei Ministri che si è appena concluso. E poi invece qui alla mia sinistra è un volto che già conoscete, lo conoscete soprattutto nella veste di ministro, Lorenzo Fontana, perché passa dalla famiglia e disabilità agli affari europei. Avrà la delega per gli affari europei e anche qui la squadra si rinforza, perché le deleghe erano rientrate a me dopo che il ministro Savona era stato designato alla presidenza della Consob, ma ovviamente la delega per gli affari europei è una delega corposa, quindi mi aspetto dal ministro Fontana un sostegno forte per il governo, un rinnovato impulso. Abbiamo delle sfide europee molto importanti che ci attendono, siamo all'avvio di una nuova legislatura, quindi sicuramente posso dire che anche con questo trasferimento la compagine governativa si rafforzerà. Io lascerei due parole alla nostra Alessandra e poi anche due parole a Lorenzo. Prego. Grazie innanzitutto per la fiducia che mi è stata data dal Presidente Conte, grazie a voi per essere qui. Io ovviamente ho iniziato oggi, è stato tutto un po' veloce, ma sono molto orgogliosa e molto contenta di potermi occupare di temi che mi sono cari da sempre. Devo ringraziare in particolar modo Lorenzo Fontana, che è stato un ottimo ministro, che ha intrapreso strade importanti e dei passi fondamentali nei temi a garanzia e a tutela delle persone più fragili, per la disabilità, che mi sta particolarmente a cuore, perché come qualcuno magari ha potuto leggere è un po' la mia storia di vita, dalle esperienze professionali alle esperienze politiche, e oggi è un grande onore poter gestire questi temi, incontrare le famiglie, incontrare le associazioni e poter andare anche sul posto a verificare quali sono i bisogni, le necessità e anche insomma quali sono invece le politiche virtuose che si sviluppano anche nei nostri territori. Ovviamente c'è il tema della famiglia, fondamentale, perché abbiamo bisogno di crescita, di tutele, di sostegno all'occupazione, al lavoro, di misure che possano garantire un sostentamento degno ai nuclei familiari in difficoltà. E poi ovviamente le politiche antidroga, un tema importante, quello delle dipendenze, che riguarda i minori, riguarda le scuole e riguarda anche questo le famiglie. Quindi sicuramente sarà un impegno tra i tanti da portare avanti. Ovviamente le mie competenze e le mie esperienze ruotano molto intorno alla disabilità e abbiamo pensato di definire diversamente il titolo delle mie deleghe, quindi si chiamerà Ministero delle Disabilità e della Famiglia. Io concludo qui, perché abbiamo detto che volevamo dare solo uno spaccato, una sintesi di quello che è la mia presentazione, e passo la parola. Allora, due parole, perché comunque già insomma mi conoscete. L'unica cosa, ovviamente il massimo impegno, io penso e spero già dalla prossima settimana, in base anche all'organizzazione, di poter essere a Strasburgo, perché c'è già una sessione importante, poi vediamo se verrà o meno votata la candidata presidente, della quale tra l'altro mi felicito, perché ha avuto parole importanti sulla volontà di una riforma di Dublino, che sapete che è
quel trattato che poi ci impone, no, di trattenere tutti coloro i quali arrivano che, del primo sbarco, insomma, quindi il fatto che ci sia un'apertura da questo punto di vista sicuramente è molto interessante, quindi insomma poi si valuteranno anche le cose che verranno fatte, le votazioni che verranno fatte martedì, nel caso venissero fatte martedì. Detto questo, ovviamente il massimo impegno in collaborazione, in particolar modo ovviamente col presidente Conte, con il ministro Moavero, il ministro Tria, con cui abbiamo già iniziato a parlare per vedere anche di coordinarci, quindi è sicuramente una da parte mia mi fa molto piacere la fiducia che ho ricevuto da parte del presidente e da parte del ministro Salvini, e ci sarà il massimo impegno perché penso che di lavoro ce ne sia veramente tanto da fare e perché penso che sia importante fare in modo che a livello di Unione Europea capiscano che non abbiamo bisogno di un cordone sanitario, insomma, perché siamo un paese importante, siamo un governo, a mio modo di vedere, molto importante, che vuole interloquire, ovviamente portando avanti anche quelli che sono le nostre prerogative, insomma. Magari in passato è stato fatto un po' meno, intendo dai governi precedenti, noi vogliamo far capire che abbiamo delle prerogative e vorremmo cercare di dialogare con l'Unione Europea per magari cambiare in meglio questa Unione Europea. Grazie. Due domande velocissime. Repubblica, lo Papa. Presidente Conte, buonasera. Ancora questa mattina esponenti del Movimento 5 Stelle hanno chiesto chiarimenti al leader della Lega Salvini e alla Lega stessa sulla vicenda Russia Savoini. Salvini è un suo vicepresidente, le vorrei chiedere se lei si ritiene soddisfatto dai chiarimenti forniti dalla Lega e da Salvini in particolare, o se anche lei ritiene opportuno un approfondimento a riguardo, e che valutazione fa dell'intera vicenda? Grazie. Valutazione dell'intera vicenda. Io parto da un concetto: fiducia. Lo invoco sempre, è fondamentale a qualsiasi livello, tra noi e i cittadini, all'interno della compagine di governo. Il vicepresidente, il ministro Salvini, ha fatto delle dichiarazioni. Confesso che sono state giornate così impegnative che non ho sentito l'audio di cui tanto si parla. Però ho sentito le dichiarazioni, ho letto le dichiarazioni del ministro Salvini. Io ho fiducia nel ministro Salvini. Poi non so se è stata aperta un'inchiesta, non ho capito se è confermata una notizia a Milano. La magistratura faccia il suo corso, sono un uomo di diritto, di legge, sapete come la penso, a ognuno le proprie responsabilità, i propri compiti istituzionali, che ben venga questa inchiesta, saranno fatte tutte le verifiche. Sono stato chiaro, credo. Grazie. Francesca Cosentino, Rai, TGR Nazionale. Presidente, volevo sapere a che punto è la partita delle autonomie, visto che stamattina c'è stato un altro incontro con dichiarazioni poi contrastanti alla fine. La partita delle autonomie, a che punto è? È al punto che oggi abbiamo fatto un'ulteriore riunione, ci stiamo dedicando molto impegno. Io personalmente sto coordinando questo tavolo di confronto. Sono in pratica dei preconsigli allargati, quindi ci sono tutti i ministri, ci sono tutti gli uffici tecnici, capi di gabinetto, uffici legislativi dei ministeri. Ritengo che la migliore garanzia per fare una buona riforma sia instaurare un contraddittorio tra tutti, un confronto in cui tutti possono dare un apporto, un contributo, consento a tutti di esprimere le proprie posizioni, ovviamente poi mi riservo le valutazioni. E riservandomi le valutazioni, questo ci consente di procedere nei vari passaggi. Ci sono alcuni passaggi più critici, ci sono alcuni passaggi meno critici. Sicuramente abbiamo fatto già molto lavoro, lo stiamo completando. Io ho preso un impegno pubblico, e non solo in pubblico ma anche in privato cerco di mantenerli gli impegni. Quindi io sono il garante della serietà del lavoro che stiamo facendo e del fatto che porterà a una riforma in termini di autonomia compatibile con i principi costituzionali. C'è molta agitazione in tutto il Paese, in vari settori del Paese, perché è chiaro che ci avviamo a realizzare un disegno costituzionale che non è stato mai attuato, sarebbe la prima volta. Quindi l'ho detto dall'inizio, ho posto alcuni paletti, su quei paletti non si può transigere. Ho detto, innanzitutto dobbiamo realizzare un disegno di autonomia differenziata con una singola regione che ce lo chiede, benissimo.
Dobbiamo però contemporaneamente ipotizzare che ce lo stiano chiedendo tutte contemporaneamente. Quindi quello che io concedo oggi a una, devo poterla concedere a un'altra domani, anche se non mi è stata ancora, non mi è arrivata la richiesta. E attenzione però, siamo già a 8 richieste di autonomia differenziata, che non sono poche. Però è sostenibile se io posso prefigurare un quadro in prospettiva futura, e neppure futuribile, futura, perché può essere già domani mattina, in cui quello, l'intesa che faccio con l'una, la posso fare con tutte le altre. Questo significa anche, e ne traiamo una prima conseguenza, che io non posso delegare, non posso trasferire tutte le materie, le competenze amministrative e legislative che vi vengono richieste, perché se fosse così avremmo uno Stato centrale senza competenze. Chiaro? Primo paletto. Secondo paletto, lo ripeto, l'ho dichiarato e lo risottoscrivo qui pubblicamente, non consentirò mai che questo strumento di autonomia legittimamente previsto dalla Costituzione, quindi assolutamente diciamo auspicabile da realizzare, possa costituire lo strumento per allargare il divario tra alcune regioni più prospere e altre regioni meno prospere. È la ragione per cui ho chiesto sin dall'inizio, quando siamo entrati nel tema delicato dei trasferimenti delle risorse finanziarie, ho chiesto e ho chiarito che non sottoscriverò mai qualcosa che nel momento in cui offrirà ad alcune regioni di poter procedere speditamente, di poter continuare nella progressione economica, semmai felice, che stanno attraversando, nel contempo impoverirà le altre regioni. Dovremo introdurre e introdurremo meccanismi che io chiamo di salvaguardia, chiamiamoli solidaristici, chiamiamoli di coesione nazionale, territoriale, sociale, in modo da poter evitare che si slabri la nostra penisola ancora di più. Altrimenti non avremo autonomia differenziata, ma lascio a voi decidere qual è la formula più adatta per un progetto del genere, che sarebbe per me inaccettabile. Grazie, grazie a tutti.